Mio fratello Vilkas è più bravo di me a parlare. Dovrebbe essere qui in giro da qualche parte. I compagni sono la mia famiglia. Noi combattiamo affinché altri non debbano farlo. Facciamo onore a noi stessi e agli altri. È troppo complicato per me. Impero, Nord, Talos. Che importa? Ditemi solo chi devo uccidere. Vilkas e io facciamo parte dei compagni sin da bambini. Nostro padre, Jergen, ci ha cresciuti qui. Nemmeno Vignar riesce a ricordarsi dei compagni più giovani di noi. Io sono solo una serva. Immagino che tu voglia parlare con uno dei compagni. Se vuoi cacciare insieme a me, devi avere piedi veloci e occhi ancora più rapidi. Isgramor stesso non avrebbe la pazienza necessaria per occuparsi di tutti i rifiuti che ci sono qui attorno. Ah, bene, lo stavo aspettando. Sono felice di vedere che ce l'hai fatta ad arrivare qui. Lo conosci? L'ho visto che si allenava con Vilkas nel cortile. Ah, sì. Ho sentito che gli hai dato una bella lezione. Non farti sentire da Vilkas. Credi di farcela contro Vilkas in un vero duello? Ah, sei un uomo d'azione. Andiamo, ora Farkas ti mostrerà dove potrai riposare. Farkas. Mi hai chiamato? Certo che sì, genio. Va a vedere a questa matricola dove dormono le reclute. Recluta? Ah, mi ricordo di te. Vieni, seguimi. Cosa vuoi ora? A Schior e Adela piace prendermi in giro. Ma in fondo sono brave persone. Essi ci spronano a dare il meglio di noi stessi. È bello vedere una faccia nuova. A volte qui ci si annoia. Spero che resterai qui. Questa vita può essere dura. Gli alloggi si trovano quassù. Scegliti un letto e dormi quando hai sonno. Tilma si occuperà delle pulizie, come sempre. Bene, eccoti. Sembra che gli altri non vedano l'ora di conoscerti. Se cerchi lavoro, vieni da me o va da Ela. Schior e Vilkas potrebbero avere degli incarichi per te, una volta che avrai una certa reputazione. Buona fortuna e benvenuto tra i compagni. A proposito, se sei in cerca di qualcosa da fare, abbiamo ricevuto una lettera da parte di qualcuno che ha bisogno di gente forte qui, nel feudo di Whiterun. Non so per quale motivo stiano combattendo e non mi interessa. Voglio solo che tu vada là e convinca questo succhialatte spaventandolo. Tutto qui. Niente morti. Mi sono spiegato? Questo non è un ordine di codardi. Sono sicuro che troverò qualcuno più disponibile.
Mi prendo cura dei guerrieri di Jorvaskor da moltissimo tempo. Devi ancora dimostrare il tuo valore, Novizio. Stai cercando aiuto? Questo è un brutto momento. Vorrei che più membri dei nostri ranghi mi facessero queste domande. Ho iniziato a vedere i compagni come una specie di famiglia. Ho combattuto al fianco di ogni uomo e donna qui. I legami stretti col sudore sono più forti di quelli di sangue. Darei la mia vita per tutti coloro che si trovano qui, al contrario di quanto farei per i succhi a latte che mi hanno cresciuto. Giusto in tempo. Temevo di dovermi arrangiare da solo. Delle persone abbienti mi hanno chiesto di recuperare una collana che è stata loro sottratta. Questa provincia è in crisi. I banditi diventano sempre più arditi ogni giorno che passa. Fa presto, così concluderemo questa faccenda una volta per tutte. Spero per te che sia importante. Prescelto di Talos. Io solo sono stato consacrato dai nove per diffondere il suo sacro verbo. Temibile e potente Talos, noi, i tuoi umili servi, ti lodiamo, poiché solo attraverso la tua grazia e la tua benevolenza potremo raggiungere l'illuminazione. Noi siamo solo vermi che strisciano nella propria sazzura, mentre tu hai abbandonato il fango della mortalità per ascendere alle stelle. Ti hanno visto insieme ai compagni. Hai scelto di seguire un sentiero rispettato.
tenere gli occhi aperti. Quei dannati draghi potrebbero piombare qui da un momento all'altro. Che i divini ti benedicano e possa il terreno sul quale cammini tremare al tuo passaggio. Io sono il sovrintendente dello Jarl Baldruf. Lo Jarl ha messo una taglia su un gigante. Tieni, dai un'occhiata a questo editto per i dettagli. Ti aiuterò volentieri. Ci sono molti modi per rendere più accogliente la tua casa. Basta avere l'oro necessario. Ricordati di consultare la tua guida alla decorazione della casa per ricevere informazioni sulle decorazioni che puoi acquistare. Cos'altro vuoi acquistare? Molto bene, darò il via ai lavori. La prossima volta che visiterai la tua casa, i nuovi mobili saranno al loro posto. Vuoi comprare qualcos'altro? Molto bene, darò il via ai lavori. La prossima volta che visiterai la tua casa, i nuovi mobili saranno al loro posto. Vuoi comprare qualcos'altro? Molto bene, darò il via ai lavori. La prossima volta che visiterai la tua casa, i nuovi mobili saranno al loro posto. Vuoi comprare qualcos'altro? Come desideri. Torna da me se decidi di acquistare altre decorazioni per la tua casa. Goditi la tua visita a Dragonreach. Protettore del grande clan Guerrieri Nati. Un nome che di certo conosci bene. Sono un Nord come gli altri, ma non sono stupido. Non vivo nel passato, come quei manto grigio. Fa attenzione là fuori. Abbandonato il suo corpo fatto di carne per ascendere al cielo e governare sul regno dello spirito. L'idea stessa di condividere il cielo con noi, con degli uomini, è inaccettabile per i nostri signori elfici. Essi tollerano a malapena la nostra presenza sulla terra. Che hai da guardare? Guarda che non ho paura di te, anche se sono più giovane.